sono bravo, bravi siamo in tutti. Eccoli qua, guarda. Da Garzone a Casolino fino a diventare il titolare di un'importante catena alimentare. La storia tutta padovana di Francesco Canella, presidente all'ISPA, che ha visto cambiare il modo di fare la spesa nel nostro territorio. 60 anni di lavoro partendo dalle umili origini, quando in bicicletta trasportava generi per un distributore alimentare americano, poi servendo prodotti freschi al banco. Oggi conta 3.500 dipendenti distribuiti in 111 punti vendita tra Veneto ed Emilia Romagna. Molto devoto, andando a controcorrente, si batte da sempre per tutelare il riposo nei giorni festivi, un concetto ribadito in questo periodo di Natale. Io sono contrario all'apertura di domenica e soprattutto nelle grandi occasioni, nelle grandi feste da Capodanno, Natale, Pasqua e Santo Stefano. Le grandi feste io tengo chiuso. Al massimo dico che si potrà aprire mezza giornata la domenica, ma non di più. Io sarei contrario alla domenica, sarei per fare festa, però la concorrenza mi obbliga perlomeno a tenere aperto mezza giornata. Per i suoi 86 anni, oltre alla festa con i dipendenti, Francesco Canella a sorpresa è diventato icona padovana, rappresentata in un quadro dello street artist Alessio B. La scommessa sul territorio e sulla scelta di prodotti sempre freschi, così è iniziata la sua avventura nel 1971. E dico, perché nessuno di noi, che siamo specialisti degli alimentari, non riusciamo a fare un supermercato? Ho provato a trovare le collaborazioni dei miei colleghi, tutti si sono rifiutati perché non avevo il coraggio di fare. E così dopo 2 anni mi sono deciso nel 71 partire da solo.